Tesoro, guarda che carino. Non resisto, ragazzi. Quale sarà? 9-12. Eppure Vediamo. a 9 mesi, dai. Che dici, Ale? Ah, Sì. leva la gruccia. Ti starà questo, ti piace? Beccati in flagranza. Ehi, tu. E vai. Contrario. Ciao, tu! Va bene, La nostra adesso visuale. Cosa vuoi dire? Tu spiegami adesso cosa devi dire. Addirittura. Ma non si può adesso. Toh. Tieni Ciucciotto, va. Sgagnata. No. Mola il gordino, non è vero. Non si può adesso farlo. Perché mamma e oh, adesso mamma arriva che sta scaldando il tuo lattuzzo, e dopo mangi tu insieme a noi. No, non mi mordere, non mi mordere. Tu hai questi due chicchi di riso. È giusto? Non si morde. Non ci morde, monellissimo che sei! Siamo usciti, stiamo tornando a casa con un altro bottino di Dexè. Dovevamo sfruttare il buono che ci hanno regalato per il battesimo, così a casa vi faccio vedere quello che ho comprato, cioè quello che abbiamo scelto. E niente, adesso torniamo alla dimora. No, non è vero. Ah no, è vero, dobbiamo andare ancora da Universo Bimbo. Ops, cosa ho inquadrato? Da Universo Bimbo a prendere delle fruttine, delle cose che abbiamo terminato per la nostra bimba dolce. E poi stasera siamo da Marta. Marta! Marta, viviamo! Mi è andata via la voce! Tornata, ragazze, sono devastata, siamo stanchissimi. Allora, vi volevo far vedere un po' di cosine che ho preso, tra cui anche delle cosine che avevo acquistato nel vlog che avete visto dove eravamo in centro a Torino, quindi mi sono scordata di farvelo vedere in quel vlog, quindi recupero oggi. Quindi vi faccio vedere alcune cosine, anche delle cose che abbiamo preso da mangiare, diciamo, per Alessandra, quindi Universo Bimbo, quelle cose lì. Bando alle ciance, giro la videocamera e vi mostro gli acquisti. Allora, sì, c'è un po' di casino perché siamo arrivati, quindi borsa, borsa della bimba, buste varie, cappotti, perché dopo dobbiamo riuscire, quindi non sono stata a sistemare granché. Allora, partirei dalle cose prese in centro. Ovviamente non c'è tutto qui, abbiamo preso anche altro, ma sono appunto un pensierino per un'amica e altre cosine, quindi non vi posso mostrare. Comunque, vi faccio vedere le cose che ho preso per moi, ovvero questo leccapentola col manico in legno. Mi serviva perché l'altro è praticamente partito, si è rotto, e questo qua l'ho preso da Tiger. Poi ho preso anche questo qui che non avevo per fare le torte, queste cose qua in cui serve la frusta ma a mano. Avevo solo quella, l'aggancio per insomma, quello elettrico, quindi utilizzavo quello, però ero scomodissima, quindi mi serviva uno anche da usare a mano. E poi sempre da Tiger ho preso il cavo per il cellulare nuovo più lungo, perché quello che danno in dotazione purtroppo è cortissimo. Cioè, sarà lungo come questo attrezzo, cioè, una cosa allucinante che se lo metti dietro il comodino del letto non ci arrivi neanche al cuscino, cioè una cosa. Questa è Ale che parla col padre praticamente. E niente, quindi sono contentissima, ho preso questo qua color verde acqua di Tiger di 3 metri, quindi è bello lungo. E poi sono passata da Bottega Verde che mi ispirava tantissimo questa crema mani Magia delle Stelle. Come gusto è crema mani con estratti di patchouli e di bergamotto. Il profumo è molto buono, quindi sono contenta di averla presa, una cosa un po' natalizia.
E poi mi hanno dato l'opportunità di prendere un articolo col 50% di sconto, e quindi ho preso questo eyeliner a penna di Bottega Verde, l'ho pagato 6 euro e qualcosa, mi pare, invece di 14, invece di 13 e qualcosa. Comunque, insomma, l'ho pagato la metà. E poi, vabbè, mi hanno dato due campioncini che proverò. Questo qui, un profumo, ce la faccio con una mano sola, sì, Eau de Toilette. E questo qui, crema mani al karité, che proveremo. Ah, due creme mani al karité. E queste sono le cosine di Bottega Verde. Poi, Bottega Verde e Tiger, del centro dell'altro giorno. Poi passiamo alle cosine di Ale, ma ve le faccio vedere molto velocemente perché non è nulla di interessante. C'è il suo solito latte, poi ho preso delle fruttine alla pera. Ah, ecco, questo è carino da farvi vedere. Ho preso questo triste di calzine natalizie, che non ne aveva, natalizie un po' rosse da abbinare ad altre cosine che ha natalizie, tipo dei vestitini, e quindi gliele ho prese. E queste qua non sono costate proprio poco, sui 5 euro, sì, intorno ai 5 euro, sono della Disney però. E poi niente, lì c'è altre frutte, delle pappe, dei sughi, niente di così interessante. Diciamo che, scusate, la cosa più interessante sono le calzine. Poi, oh, ce la faccio, questo ve lo lascio per ultimo perché è una chicca. Vi faccio vedere questi vestitini Idexe, che sono un regalo del battesimo di Amici di Riccardo, e avevamo un buono da sfruttare, quindi ora tiro fuori e vi faccio vedere le cosine che abbiamo scelto, che sono spettacolari. Allora, abbiamo scelto questa maglietta fatta così, mi è piaciuta sia a me che a Riccardo tantissimo. Abracadabra, Looking for Magic, veramente molto graziosa. Alcune cose le ho prese 12 mesi, altre 18, giusto per avere qualcosa anche per più avanti. Poi ho preso 18 mesi questi calzini qua, molto carini, tutti glitter con i cuoricini, questi qua grigi con il bordino rosa, molto belli. Poi Ricky ha scelto questo completino che mi è piaciuto tantissimo, ha scelto proprio bene. Poi i miei colori preferiti, questo qua con la maglietta bianca con i micetti, My Favorite Sport, quindi in cui insomma gioca, e con il suo pantalone sempre viola, bellissima, mi piace tantissimo anche questo. Poi ho preso anche un paio di magliette, questa qui, sì, Little, Just Believe, con questo unicorno, diciamo, stilizzato, dove si vedono solo gli occhietti, le orecchie e il mega corno, super glitter. E poi questa qui, Let's Dance, con questa micetta con il gonnellino, tra l'altro che è reale, con il gonnellino che fa danza, con la scritta Love nel cuoricino. Poi abbiamo preso questo leggings, perché i leggings sono comodissimi da mettere alle bimbe, mi rendo conto che sono veramente comodi, con queste stelline, tutte glitter, molto molto belli. Questo l'ho preso 9 mesi perché lo vedevo che vestiva grande. Poi gli abbiamo preso questo set cappello più girocollo natalizio, con le orecchiette, con il micetto, sempre tutto glitter, e voilà. E poi abbiamo preso quest'ultima, ma non meno importante, che mi ha fatto impazzire, sempre con leggings con le stelline. Questo è 18 mesi, se non sbaglio, sì, 18 mesi, guardate che bello. È un vestitino con leggings sotto, un universo di amore. Lei è il nostro universo di amore, e quindi non potevo lasciarla lì, troppo carina. Ed è bellissima, spero che i colori rendano in videocamera, perché molto spesso vengono un po' modificati, però insomma, questi sono gli acquistini Idex, bellissimi, e ringraziamo tanto gli amici di Riccardo che ci hanno fatto questo splendido regalo per il battesimo. E poi, non meno importante, allora, siamo andati da Disney Store e abbiamo preso
altre cosine, regali per bimbi, di conoscenze varie, ma vabbè, intanto qua ci sono le penne che ho ficcato qui dentro, che vi ho già mostrato. Allora, qua ho messo dentro anche le penne metalliche che utilizzerò per decorare l'album del battesimo di Alessandra, che ho trovato su Amazon. Quindi queste le ho prese su Amazon, le ho messe nella busta, ma le ho prese su Amazon a 7 euro mi pare, 6,90, 7 euro, e sono bellissime. Sono di quelle che anche se scrivete sulla carta scura si vedono, quindi argento, bianco, verde, tutti i colori, ma metallici, quindi fantastici. E poi, in realtà, premessa, volevo incartarmelo proprio come una vera bimba e mettermelo sotto l'albero. Poi con Riccardo ho ragionato, ho detto, bah, però non me lo godo, non lo so, perché comunque è una cosa natalizia e non me la sarei sfruttata se la apro a Natale. Poi il Natale è passato, poi a pochi giorni finiscono anche le feste. Non me lo godo, quindi ho detto, sai che c'è? Me lo uso già. Ecco, così mi assaporo l'attesa del Natale, visto che mancano 10 giorni più o meno. E quindi ebbene sì, Paperino, ma è il mio personaggio preferito Disney, ragazze, cioè potevo lasciarlo lì, non ce l'ho fatta. Poi era anche in offerta, era scontatissimo. Paperino Babbo Natale, e insomma, anche a Riccardo piaceva tantissimissimissimo, mi ha vista felice come una bimba, e quindi l'abbiamo preso da mettere in mezzo al nostro lettone, quindi è la nostra mascotte, e troppo carino. E poi talmente io amo Paperino che sempre con Riccardo stavo valutando il fatto di mettergli un cappellino sopra che non sia natalizio durante l'anno e cambiargli la maglietta, quindi gli, non lo so, gli cucirò sopra una maglietta casual qualsiasi, una camicia, ma giusto per potermelo trovare sul lettone tutto l'anno, non lo so, io lo amo, è il mio personaggio proprio preferito per l'eccellenza. Ciao Paperino! E quindi niente, sono felicissima come una bimba, sono uscita dal Disney Store con il mio peluscione di Natale. Ma sì ragazze, non mi sono mai comprata un mega peluche da Disney Store, quindi questo Natale me ne sono fregata e mi sono coccolata, che me lo merito, diciamocela tutta. Detto ciò, vi ho mostrato tutto. Adesso ci riposiamo un momentino perché siamo cotti. Ho dato la merenda ad Alessandra, tra un po' le darò la cena poi prima di andare via dalla nostra amica, dalla mia migliore amica Marta e fidanzato. E quindi io direi che chiudo qui questo vlog, anche perché mi sta venendo un crampo al braccio. Tra l'altro eravamo al centro commerciale e Ale si è fatta una mega è stata dura, per fortuna che avevo un cambio proprio di abbigliamento perché era piena da far paura, infatti ci siamo stati circa 20 minuti, l'ho lavata, è bellissimo. In sto centro commerciale c'è tutta un'area dedicata a chi ha i bimbi piccoli, quindi fasciatoio, lavandino, guardate, una meraviglia, infatti l'abbiamo cambiata bene, siamo stati proprio tranquilli. E l'ho lavata, insomma, già tutta pulita, quindi insomma, dopo le do un'altra sciacquata anche qui a casa ovviamente prima di uscire, però meno male che ci sono questi posti super super attrezzati, ringrazio Dio che ci siano, perché sarebbe stato drammatico, vi assicuro che era tutta bagnata, tutta piena di cacca, mamma mia, volevamo morire. Quando abbiamo levato il pantalone l'abbiamo vista tutta sporca, abbiamo detto oddio, quando sei in giro queste cose sono devastanti. Chiudo questo vlog parlando di cacca, sarete felicissime. E niente, io direi che vi saluto, spero che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacino come sempre, al prossimo video, ciao!